L'infortunio di Cabal complica ulteriormente i piani di Giuntoli, che evidentemente deve tornare sul mercato. Se ce ne fosse ancora, ci fosse ancora qualche dubbio, la Juventus sì, interverrà sul mercato nella finestra di mercato di gennaio, sì, dovrà cercare difensori di livello. E attenzione perché Gianluca Di Marzio ha rilanciato una notizia molto interessante e molto importante, che ha a che fare con un clamoroso ritorno. E sì, perché la Juventus potrebbe andare incontro a un ritorno importante per sopperire all'assenza di Bremer e anche a quella di Cabal. Perché Cabal, sì, era un terzino sinistro, ma che l'occorrenza poteva fare anche il centrale. E quindi attenzione perché è una doppia pedina che viene meno per la Juventus. Ma scopriamo tutto nel dettaglio, andiamo a vedere la situazione oggi qui su FCM New Sport. Io vi ricordo, come sempre, qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Ogni giorno troverete qui contenuti relativi alla Juventus e sono tutti gratuiti. Non c'è nessun costo di attivazione, non c'è nessun abbonamento, non c'erano alcuni video riservati agli utenti normali e altri per gli abbonati. Sono tutti gratuiti, quindi se vi va iscrivetevi che è gratis e lasciate like ai contenuti. Chiaramente se vi va condivideteli questi contenuti. Andiamo alla notizia, perché Gianluca Di Marzio ha rilanciato una notizia parecchio interessante sulla Juventus, che può, a mio avviso, far riflettere in merito alla situazione legata agli infortuni. Perché, come sapete, si è fatto male proprio Cabal, si è fatto male Bremer, la Juventus cercava un rinforzo per la difesa, ora ancora di più. La notizia però rilanciata da Di Marzio è una notizia importante. Perché? Perché se fino a qualche giorno fa si parlava di vari difensori, ma che erano tutti difensori tra virgolette nuovi, cioè che non erano mai stati alla Juventus, quella rilanciata da Di Marzio è una notizia che sorprende, ossia una soluzione per il mercato di gennaio della Juventus può essere un giocatore che è stato acquistato da poco da un club, diciamo, inglese, ma che non ha trovato tutto questo grande spazio. E questo nome è Radu Dragusin, giocatore che la Juventus aveva dato in prestito con diritto di riscatto al Genoa. Il Genoa lo aveva riscattato per una cifra abbastanza abbordabile, ricordiamolo, 5 milioni di euro. Quindi la Juventus da Dragusin ha ottenuto 5 milioni di euro, però attenzione, ricordiamoci anche che nell'operazione Dragusin era inserito anche la situazione Cambiaso, quindi Cambiaso Dragusin è un'operazione, diciamo, incastrata, erano slegate ufficialmente ma legate ufficiosamente, quindi in qualche modo possiamo pensare che la cessione di Dragusin ti abbia portato Cambiaso, e vedendo quello che è oggi Cambiaso, beh, probabilmente ci si può riflettere. Dall'altro lato però c'è da analizzare un altro aspetto, quello legato al fatto che Dragusin poi è stato ceduto al Tottenham dal Genoa, che lo ha riscattato per 5 milioni e l'ha venduto per 30. Operazione geniale del Genoa, gli sono bastati praticamente 6 mesi di Serie A l'anno scorso per andare al Tottenham. Al Tottenham però Dragusin non è che abbia fatto cose entusiasmanti, sta giocando poco, diciamo che non ha entusiasmato tantissimo. Tra l'altro lui sì, è stato valorizzato dal Genoa, ma prima la Juventus aveva provato a valorizzarlo dove? Alla Sampdoria e alla Salernitana, lì dove non aveva brillato, al Genoa invece sì. Poi va al Tottenham e al Tottenham viene acquistato per 25 milioni di euro più 5 di bonus e il prestito di Spence al Genoa come contropartita tecnica. E sottoscrive quindi un contratto nel gennaio 2023 e di fatto è un giocatore che sì, all'inizio ha giocato, però diciamo che fondamentalmente sta convincendo fino a un certo punto. A volte subentra dalla panchina, stenta a decollare, sembra un giocatore che fino ad oggi non si è ambientato al 100% e dalle parti del Tottenham diciamo che non sono convintissimi. Secondo Di Marzio ci può essere uno spiraglio, nel senso che Dragusin può essere una soluzione per la Juventus perché sia la Juventus che il Napoli, che erano il Napoli lo stava attenzionando già quando era il Genoa, cioè il Napoli stava cercando un difensore l'anno scorso, nella scorsa finestra di mercato di gennaio, quella del 2024, e aveva già fatto anche un'offerta al Genoa, offrendo 20 milioni di euro. Il Genoa però ha cominciato a sondare il terreno, ha capito che c'era il Tottenham, che ne offriva 25 più 5 di bonus, e l'ha venduto al Tottenham. Ora cosa succede? Che Manna, che di fatto lo aveva coccolato e preso nella Next Gen, perché ricordiamoci che Dragusin
molti parlano di plusvalenze sospette, fittizie. Ragusa ne è uno che viene all'ex gen. La Juventus lo aveva preso a zero e lo ha venduto a 5 milioni al Genoa. E si parlava di plusvalenze fittizie, uno che oggi è andato poi al Tottenham a 30 milioni, quindi evidentemente non era così tanto fittizio. E Manna, che lo aveva preso ai tempi per la Next Gen, ora lo vuole al Napoli e crede che lui, insieme a Buongiorno, possano formare la coppia più forte d'Italia, difensivamente parlando. A me Dragusin, vi dico la verità, mi è sempre piaciuto. E quando vedevo ai tempi la difesa della Juventus, pensavo, wow, la Juventus sta creando un bel gruppo di difensori pronti per il futuro. Perché la Juventus ai tempi aveva De Ligt, aveva ancora in prestito, che poi è stato venduto anche lui al Tottenham dal Genoa, aveva poi dato diciamo, al Genoa e poi anche lui, nel stesso percorso di Dragusin, aveva Romero, aveva De Ligt, Romero, aveva Demiral e aveva Dragusin Next Gen. Poi sarebbe arrivato anche Huijsen, aveva dei difensori che stavano crescendo a poco e mi davano la percezione di una Juventus che stava giocando col mercato in attesa di un ritiro di Chiellini e Bonucci. Il problema è che però questa roba di Chiellini e Bonucci è durata fin troppo, nel senso che Chiellini e Bonucci hanno tirato la corda forse un po' troppo per quanto riguarda le loro carriere, hanno evidentemente tolto molto spazio a questi difensori, a tal punto che hanno convinto la Juventus a dire ok, vendiamoli tutti. Dragusin venduto, Romero venduto, Demiral venduto, De Ligt venduto. È vero che poi hai preso un gran bel difensore come Bremer, che purtroppo si è fatto male, ma vabbè. Però al di là di Bremer non hai mai fatto questi grandi acquisti in difesa, a mio avviso. Cioè ne hai venduti tanti, però poi nel momento in cui sono andati via per il ritiro Bonucci e Chiellini, sei rimasto un po' impreparato, diciamoci la verità. Prendere oggi Dragusin sarebbe secondo me una sorta di beffa. Cioè, l'hai venduto per 5, oggi il Tottenham te ne vende 20-25. La Juventus sta provando a chiedere il prestito, anche se Gianluca Di Marzio dice il Tottenham non vorrebbe un semplice prestito, vorrebbe qualcosa che possa sì venderlo perché il Tottenham non si sta opponendo alla cessione. Anche Michele in Inghilterra non stanno lì a riflettere sui giocatori, lo prendiamo, è un flop, allora ci siamo 3 anni prima di venderlo. In Inghilterra se si rendono conto che un giocatore è sbagliato lo vendono subito. Vedete la situazione di Joshua Zirkzee, cioè a Manchester dopo 3 mesi hanno definito Zirkzee come un flop, lo vogliono già vendere, non se ne fanno troppi problemi. Per cui, e sanno in Inghilterra che un giocatore, se hai intenzione di valorizzarlo per poi rivenderlo, sanno che l'Italia è perfetto, perché in Italia molto spesso questi giocatori si valorizzano, tutti i giocatori che vengono alla Premier, che vengono in Italia, la fanno da padrone. Per cui, attenzione alla situazione Dragusin Tottenham Juve. Secondo me si può fare solo di fronte a una situazione di prestito. Difficilmente Dragusin può arrivare a titolo definitivo, secondo me, a gennaio. È una beffa perché lo vendi per 5 e lo riprendi per 20-25, mi sembra una beffa. Se è un prestito, è un'operazione che secondo me si può fare. Diversamente la vedo un po' complicata. Però come giocatore mi piace. Cioè, secondo me, se devi sostituire Bremer e all'occorrenza anche Cabal, secondo me Dragusin è un buon nome. Molto più da centrale che da terzino, francamente, però è un nome interessante che a me piace, mi è piaciuto molto quando è andato al Genoa, si è dimostrato un gran bel difensore, mi piaceva molto ai tempi della Next Gen, chiaramente il salto con la Premier League è sempre abbastanza complicato, però voglio sapere anche la vostra, cioè riprendereste Dragusin alla Juventus e soprattutto per che cifra? Sarebbe un po' una beffa, sì, sono d'accordo, però alle giuste condizioni potrebbe essere un buon nome per rinforzare la difesa a gennaio.